Ragazzi, benvenuti in questo Ciao. video, brindisi, e allora l'aperitivo, Ciao. brindisi, brindisi, questo è un brindisi per tutti quanti voi ovviamente, ma in particolare lo dedichiamo a Laura Venturelli, la mia grande amica Laura, insomma, mi ha dedicato l'inizio di un video suo, bellissimo, prestigioso, poi lei è una ragazza che trovo straordinaria, seguitela ragazzi, mi raccomando, è una persona fantastica, le voglio un bene dell'anima, brindiamo a te Laura, tini, brindiamo a noi, a tutti quanti voi, ma sì, ma vediamo Chi che ci vuole, frega, ma che insomma. ci importa. Allora, Tic-tac. video haul questo. Oh. Faccio vedere un po' di acquisti, di ingressi. Prima però vi ricordo che c'è ancora attivo il mio giochino. Se volete vincere un libro della vostra wishlist, vi lascio nell'info box il link per andare nel video Io li precedente. Te hai già vinto, esatto. E c'è questo giocherello attivo se volete provare a vincere un libro scelto da me, ma all'interno della vostra wish. Quindi andate a vedere Ecco. il link e partecipate se già non l'avete fatto, se non lo volete fare. Pazienza. Insomma, per voi, avete Ecco. ragione voi. Prima di iniziare volevo ringraziare Lucy, Benedetti e Mau, Grazie. vero? Per questa cartolina bellissima, i Grazie. due pesciolini siamo noi innamorati. Siamo innamorati. Bacino, bacino, bacino. Mua, ciao. Grazie, grazie mille ragazzi per questo pensiero. Iniziamo, book haul. Cosa ho acquisto, cosa ho preso, cosa è entrato insomma in libreria. Il libro, nuovo acquisto e ultima, cioè è in lettura, sono arrivato circa a metà. Paula Hawkins. Hawkins, io ci metto la G, non so perché, Apollo Ah, se Hawkins, e l'ho sentita non io. ce l'ha la G, vedi, cioè Non l'ho manco Hawkins, sentita. Hawkins. Un libro, io quando parlo, ne parlavo con Metti prima, in realtà quando parlo di Paula Hawkins dico, insomma, non aspettatevi un thriller, ma aspettatevi uno psicodramma, ecco, se vi aspettate uno psicodramma Ecco, otterrete un bellissimo romanzo splendido, genere sai che poi. non lo so, però è uno psicodramma, Ah. con venatura thriller, ti è, mazza che Vabbè, dai. te, via. Bam. Primo libro era questo qua, poi di Patrick McGrath, Marta Peak, questo è l'autore di libro che ti è piaciuto a te, che si A me? chiama Follia, 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 e sta con ok. me, Sai che girata? capito? E, insomma, libro che mi ha ispirato un sacco ed eccolo qua. Poi, miniaturista, questo ve ne faccio Ah, oh, l'ho parlare da lei che era appena finito. finito. Sì, L'ho pagato adesso. 3,50 euro, eccolo qua, edizione bellissima. Parlami 10 un minuti po', fa. insomma, Beh, allora racconta, all'inizio racconta. Tanto io mi imbriaco. Fateci largo che passiamo L'inizio magari è noi. un po' lentino, come ho già sentito dire, e va bene, ci sta. Beh, però è un libro che quando parte, secondo me, è molto avvincente, mi è piaciuto tanto. È ovvio, il classico romanzo storico, alla fine quindi vi deve piacere già il genere. Il finale, allora, per Non quanto riguarda, spoilerare. no, però per quanto riguarda la condizione del titolo, quindi non dico niente, miniaturista, forse l'avrei preferito anche io un po' più spiegato, però. Per l'altro tipo di finale invece, ovvero che fine fanno i vari personaggi, secondo me ci sta, cioè, quindi in quello mi è Poi piaciuto. edizione peraltro bellissima, anche la Eh copertina strafiga e la sbordatura qua delle papole. Lei fa come sì. me, vedete, Pugia, Bagna, Sì, in Zolfa, piscina. anche nel lago. Ed eccolo qua. Poi, qua facciamo rosicare la mia amica Monia, e non solo, insomma, Babbo Natale, scusatemi, lettere di Babbo Natale di J.R.R. Tolkien, Basta quindi dire Tolkien. un... sì, esatto. Però mi fa figo dire J.R.R. Eccolo qua, qui ci sono insomma le lettere a Babbo Natale, alcune vere, alcune scritte da lui nell'alfabeto che appunto ha Epico. inventato, l'edizione è splendida, edizione che so essere assolutamente, cioè assolutamente, insomma, abbastanza rara, ecco, Pensa che un po'. mente, però c'è inventare un Intanto alfabeto. un alfabeto, lui è. Io già me lo Già so sul maltratto quello che cavo esiste, esatto, lui lo inventa addirittura. Libro, anche qua la tua sorella potrebbe Eh rosicare su questa cosa sì. qua. Poi è Poi rosso. è rosso, esatto. Libro, non hai mai capito niente, 12 racconti più uno del mio grande amico Marco Freccero, seguite anche ovviamente Marco qua sul tubo, un ragazzo straordinario, una persona fantastica. E questo è un libro che ha scritto lui, lo trovate su Amazon, mi raccomando andate a cercarlo, l'edizione Street Lib, quindi edizione questa qua, andate se avete in cazzo, eccola qua, Però vabbè, Marco, quello. ma Marco, andate da Marco che ne parla lui benissimo, sono racconti, io ne ho letti alcuni, e sono molto belli, la penna di Marco è fantastica, e lui è una persona che trovo straordinariamente fantastica, al servizio delle persone, non al servizio della cultura sterile. Poi, Maxence Moxon? Fermin, qua la cugina di Claude Metti, un abbraccio alla cugina e un saluto a Ti manderà Claude Metti. lezioni di La sua francese? francese, che schi, l'apicoltore, l'apicoltore, che è il 2 o Eeeh, il 3 di neve, quella trilogia, non mi ricordo come si chiamava, e l'ultimo o il seconda del numero di appartenenza di questo è il violino nero, insomma sono quei librettini titolo, piccolini, violino ma nero. sono belli, una trilogia particolare, aspetto il terzo e poi la leggo, guarda che figata la copertina con la rosa, tutto bello, tutto figo, te la butta lì. Ah, di qua, sto giro. Di pancia, di Devo cuore, tenere da contrappesi. ridere, e certo perché altrimenti sprofondiamo. Un romanzo frizzante da leggere tutto d'un fiato di Chiara Pelossi
Rossi Angelucci, della quale intuisco viene l'autografo. È un usato, ho preso a 3 euro tipo. È la prima chiara che passava. Capito, vediamo se riuscite a vedere. Io vedo tutto buio. Ma tutto. Sì, c'è scritto Chiara. Ma sì, dai, c'è scritto Chiara, potrebbe essere anche la vicina di casa mia, però insomma, vabbè. Confidiamo che sia lei. E di questo ne ha parlato molto bene Vale, l'ha regalata ad Angela, Angela ha letto, mi pare le sia piaciuto, l'anno scorso era un vecchio tega il quale gli aveva consigliato, insomma, sono curioso. Se hai capito che sono curioso, Lil, la mia grande sorellina, lei di Book Addicted, seguite pure lei, è una persona straordinaria, cui voglio un sacco di bene, mi ha regalato 2 libri, il primo è Roald Dahl, si intitola Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra, e qua ci sono, vero sorellina, ma hai scritto dentro tutte delle cose fighissime, guardate, tutte le cose qua, a matita, perché lei è una persona garbata, a differenza mia che i libri di maltratto, di manomento, ci manca solo che ci... Lei a matita mi commenta, e poi leggere i libri commentati da te lì è un'esperienza fantastica, ti voglio un sacco di bene, e mi regali anche il circolo, to questo butta, il delicato, perché è di Lille, scusa, perdonami, il circolo Dante, questo edito Rizzoli. Che è più bella questa edizione della mia. Questa è molto, poi guarda qua che figata, tutto bello, antiquato, tutto bello, bella. Rizzoli mi piace un sacco, lasciate ogni speranza, voi che entrate, ecco. Sembra quello che c'è scritto sull'osteria del Gaglioppo, lasciategli. E quindi grazie mille, ma per carità. Grazie mille Lil per questi 2 regali straordinari. Qua sto guardando se c'era un'altra cosa. No. Qua c'è il libro qua di Laura Venturelli, il grande regalo. Questo, ragazzi, fatevi un regalo. E tra l'altro da questo romanzo ho deciso di avviare un'altra rubrica. Oh, hashtag rottura di coglione. Ho fatto un video solo, ma torneranno. Se torneranno. Me l'aveva ispirata Sebastiano, che saluto e abbraccio. Da questo libro ho deciso di lanciare un'altra categoria di video da settembre. Insomma, la lancerò. Che si chiama hashtag fatevi un piacere, fatevi un favore, adesso la decido. Leggetelo, ragazzi, leggetelo. Questo è un libro che fa veramente bene al cuore, all'anima, allo spirito, si ride, si piange, un libro strepitoso, regalo di una persona, mamma mia, Laura Venturelli, quanto ti voglio bene. Poi Nikolaj Lilin, Educazione Siberiana, eccolo qua, qua parla un po' di tatuaggi, la spiegazione dei tatuaggi, guarda, ti dico, cioè, ci sei, e racconta un po' il mondo della criminalità russa a partire dai tatuaggi. Vediamo un po' cos'è, io tatuaggi diciamo che non è che no, frequento, insomma, ecco, qua stiamo scomparendo nel nulla più assoluto, qua arriva il male, guardalo il male che arriva in combe. Vabbè, insomma, facciamo rapidi, se no diventiamo tutti uno. 1, 2, 3, 4. Che appare, scompare dalle tenebre. Batman è un figo, però. Infatti. Sparisce, appare, scompare, eccolo qua. Poi. Last Christmas di Julia Williams, Christmas comes but once a year, thankfully. È bellissimo, bello, un romanzo, insomma, in lingua, è tanto che non leggo un romanzo, no, non è vero, dall'ultimo Natale, avevo letto The Gift, fa cagare, non leggete The Gift. Era soltanto l'ultimo Natale. Era l'ultimo Natale, siccome eravamo in Trentina, lo so. E niente, insomma, libro che mi ispira un sacco, vedremo un po' com'è. Poi, di Joan Harris. Questo mi ispira. È storico, quindi sia lì, ragazzi. Sa che adesso inizi questo, appena finito quello, mi sa non che lo ti so, butti... infatti. Il fante di cuore, la dama di picche, il titolo splay. Io l'ho preso perché Joan Harris, di lei avevo letto La dama alata, o La donna alata, non mi ricordo. La donna alata, libro splendido, che mi ricorda un'estate praticamente bella. Lei ha una penna che mi piace, insomma, è molto scorrevole. Mi piace la penna di questa. Quindi vediamo un po' questo, 2,20 euro, che fai? Allora, c'è poi edizione infatti molto molto carina, compatta, bello, mi sa che è la prossima lettura. Sì, può darsi. Poi Peter Pan e la sfida al pirata rosso di Geraldine McCogeran. Lei, allora, la storia di questo, allora, questo è il sequel del romanzo, no, il tradizionale Peter Pan. Per arrivare a questo c'è stato un bando di concorso al quale hanno partecipato tantissimi autori che cercavano, tanto ti stavo nascondendo. un bando di concorso, diciamo, per scrivere il sequel di Peter Pan. Ha vinto lui, perché evidentemente era il sequel effettivo, quello che poi effettivamente era successo nel mondo. Noi scompariamo, ragazzi, ci vediamo alla prossima, state bene. Stiamo andando verso il nulla più profondo. Quindi niente, ha vinto, saremo un'illusione. Ha vinto lei, e vediamo un po' come, insomma, è un libro che mi piace un sacco, della Mondadori. E che hai scelto che dovesse iniziare? C'era tutta una giuria, adesso qui non vedo niente, siamo al buio, zia, non fa domanda che non so rispondere. Vai con l'ultimo. Allora, Eldest, questo è, penso, non mi ricordo. Il primo è Eragon, insomma, questo magari credo. Il secondo. Allora, il c'era Inheritance, no, il primo blu. Inheritance mi pare sia il terzo.
Poi c'è il quarto, quello nero, non mi ricordo come si chiamava. Questo dovrebbe essere il secondo, se non sbaglio. Io li sto collezionando tutti, quando li trovo che costa un poco li compro, prima o poi li leggerò, dai. Insomma, di coso lì, Paolini, Christopher Paolini, cosa lì. Non si è scomparsi, ragazzi. Allora, andiamo, perché qua stiamo andando verso il nulla. Laura, brindiamo alla tua e a quella di Leo e alla vostra, ma è ovvio, ma è ovvio, perché siete tutti gente bella, voi siete gente splendida. Noi andiamo, beviamo. Ciao, chi schiaccia il bottone? Ma non lo so, tra un po' che beviamo lo schiaccia Batman, perché... Ragazzi, grazie mille per essere stati qua, alla prossima, perché qua se vede più cazzo, mamma se ne...